Buongiorno a tutti, mi trovo nel borgo più bello del mondo, Garniano, sul lago di Garda. Oggi parliamo un po' di cosa indossare quando si cammina per brevi distanze e quando si cammina per lunghe distanze. La grande premessa è che Madre Natura ci ha fatti senza scarpe, ci ha creati con gli archi plantari, con tutta una serie di struttura dei piedi fatta apposta per camminare senza scarpe, ma Madre Natura prevederebbe anche che noi camminassimo in suoli naturali, non certo sul cemento. Quindi per chi è allenato, segue regolarmente check-up chiropratici della colonna vertebrale e le periferie e fa breve distanze, assolutamente può usare anche delle ciabattine molto leggere, destrutturate, mentre per chi deve fare lunghe distanze o ha dei problemi sia ai piedi sia alle ginocchia, tutta la catena cinetica e la colonna vertebrale, è sempre bene utilizzare un sandalino, seppur leggero ma ben strutturato, che sostenga bene sia l'arco plantare sia la caviglia. In questo momento io sto indossando una ciabattina leggerissima, cammino piano, faccio una breve distanza, ciò nonostante mi assicuro di appoggiare bene tallone, arco plantare e le dita. E in ogni caso mi assicurerò comunque di mettere il piede a riposo al fresco, possibilmente in acqua o stimolandolo con sassolini o sabbia, al più presto al termine della mia camminata. Quindi mi raccomando, quando vi è possibile cercate di camminare su suoli naturali, con i sassolini, la sabbia, perché questo fa molto bene, stimola la propriocezione del piede, quindi a livello neurologico, funzionale, strutturale fa molto bene. Darà un po' fastidio all'inizio, però siamo abituati tutto l'inverno con scarpe chiuse, però bisogna fare questo piccolo passaggio. Mi raccomando, per i bambini invece è urgente, i bambini devono stare più liberi possibile. Se vi è piaciuto condividetelo, mettete un like e passate parola. Ciao a tutti!